Expo Riva Hotel, la fiera dedicata ai professionisti dell'ospitalità e della ristorazione, ha chiuso ieri le porte della 41esima edizione, andata in scena al quartiere fieristico di Riva del Garda dal 5 all'8 febbraio. Un'edizione di successo con importanti risultati raggiunti. Nella totalità dei 4 giorni è stato confermato un più 11% di ingressi sull'edizione del 2016, vale a dire 26.037 persone che hanno visitato gli 8 padiglioni espositivi. Avevamo posto come obiettivo il superamento dei 25.000 ingressi, ha affermato soddisfatto Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fiere Congressi S.p.A. E lo abbiamo raggiunto. I numeri di questa edizione di Expo Riva Hotel sono un segnale importante sia per la nostra società che per il settore della ristorazione e della ricettività in generale. Expo Riva Hotel si conferma ancora una volta l'evento fieristico di riferimento per le aziende e gli operatori del settore, che anche quest'anno hanno potuto partecipare ad oltre 70 seminari di aggiornamento e approfondimento su varie tematiche, dal web marketing fino alla specializzazione della propria offerta, sulla base di nuovi target di turisti. I settori che hanno dato maggior soddisfazione sono stati quelli dell'alimentazione e dei grandi impianti, grazie al ritorno di importanti case madri, e quello del wellness, ha spiegato Carla Costa, responsabile dell'area fiere di Riva del Garda Fiere Congressi. Abbiamo constatato la nuova tendenza degli operatori nell'investire nuovamente nei centri benessere e nella zona outdoor delle proprie strutture, grazie anche allo sviluppo di nuove tecnologie per il risparmio energetico, anch'esse presentate durante Expo Riva Hotel di questa edizione. L'edizione ha registrato un incremento del 6% nel numero degli espositori diretti, con la presenza anche di aziende straniere che hanno trovato in Riva del Garda un punto di riferimento per entrare nel mercato nazionale italiano. Abbiamo anche una nota di colore, con l'inaspettata visita di Giovanni Rana, ambasciatore del buon cibo italiano nel mondo. L'appuntamento è per il 2018, dal 4 al 7 febbraio. Ma Expo Riva Hotel continua per tutto il 2017, grazie agli appuntamenti itineranti di Expo Riva Hotel Academy, con team work su tutto il territorio nazionale. Credo che questa sia una fiera che dà propulsione al nuovo sistema di creare di nuova distribuzione del cibo, specialmente in questa zona, che è la zona alberghiera, che è molto, molto folta come alberghi, come ristoranti. Però dà sempre un impulso veramente alla modernizzazione, alle tecniche nuove e anche naturalmente alla proposta di nuovi cibi, di nuove tecniche di presentare il cibo. Noi ormai serviamo in tutta Europa, adesso siamo anche negli Stati Uniti e vediamo che bisogna adattare anche i sapori anche delle altre gente che arriva, rispettare le religioni e tutto, perché c'è un complesso. Noi abbiamo un centro ricerca che è molto, molto numeroso e dei giovani che lavorano appunto su questo settore. E oggi anche i gusti sono molto poi complessi, però bisogna essere sensibili e capire dove va a finire questi sapori, perché è importante. Direttore, 4 giorni di successo per Expo Riva Hotel 2017. Sì, fin dal primo giorno, con l'aumento di visitatori che abbiamo avuto il primo giorno e con la conferma poi di un trend che ci ha portato ad un aumento del 10-11%, sì, certamente 4 giorni che andranno in archivio come una delle migliori edizioni degli ultimi anni, quindi, ma per tante ragioni, non solo di carattere quantitativo, non solo perché tutti i dati sono in crescita, tutte le cifre sono in crescita, ma anche perché dentro la fiera si respira finalmente aria di ripresa, di voglia di investire, di voglia di vendere e di comprare, qualità dei prodotti, addirittura qualità dell'allestimento anche che è migliorata, perché oggi la fiera è bella anche da vedere oltre che da frequentare. Decine e decine di stand oggi che sono anche, beh, a parte il premio che abbiamo dato agli stand ecosostenibili, ma oggi ci sono veramente molti molti stand di qualità, belli di immagine, insomma. La formazione è il filo conduttore di Riva del Garda Fiere Congressi anche per Expo Riva Hotel? Ma sì, noi abbiamo deciso di fare della formazione, con la formazione raggiungere un doppio obiettivo.
Il primo, la formazione come pilastro della fiera per una proposta formativa di grande qualità su tutte le categorie professionali coinvolte, quindi per albergatori, ristoratori, gestori di bar e altre professioni, cuochi, eccetera. E la formazione come strumento anche di marketing e di promozione della fiera stessa, perché noi durante l'anno inauguriamo quest'anno una serie di appuntamenti in giro per l'Italia dove attraverso delle giornate di formazione promuoviamo anche l'immagine di Expo Riva Hotel. Grande successo hanno avuto i nuovi progetti, Solo Birra quest'anno è quasi raddoppiato rispetto alla passata edizione, abbiamo registrato un grande interesse da parte dei birrifici artigianali ad essere presente, un interesse di mettersi in vetrina ma con professionalità e anche in questo settore attraverso formazione e seminari per far conoscere realmente quello che è la birra artigianale. Mixology RPM è il nuovo progetto dedicato al bere miscelato, al bere di tendenza. Grazie alla presenza di questi bartender di tendenza a livello europeo abbiamo registrato dei grandi numeri, anche qua abbiamo fatto seminari e formazioni per queste nuove figure professionali che sono gli animatori dei bar del futuro.